Gianni ama l'evoluzione nelle varie serie TV, dal debutto fino ad oggi. Oggi vedremo la favolosa e straordinaria evoluzione di Gianni ama nelle serie TV, dal debutto ad oggi. L'affascinante attore turco di origini albanesi, che ha conquistato il cuore di numerosi fan a livello mondiale e che vive oggi in Italia, lo vedremo dal suo debutto in TV fino al suo successo grazie alla serie Viola come il mare. E non solo, lo vedremo anche in El Turco, abbiamo preso qualche immagine inedita dal web qua e là. L'attore ed ex modello turco Gianni Aman è uno dei volti più apprezzati in patria. Anche in Italia si è fatto conoscere sul piccolo schermo grazie a Bittersweet, Ingredienti d'amore e Die Dreamer. I prodotti turchi continuano a farsi strada nel nostro paese, conquistando un pubblico sempre più ampio, dalle reti Mediaset ed anche alla piattaforma Netflix. Il fascino per le storie ambientate nella colorata Istanbul deriva dalle loro trame semplici e divertenti. Inoltre, a differenza del formato occidentale, ogni puntata dura 2 ore, ma nell'adattamento nostrano vengono spesso divise in episodi che durano 40 minuti. Prima di entrare nel vivo di questo argomento, ti ringraziamo per aver scelto di vedere questo video e ti ricordiamo di iscriverti a questo canale, ma di attivare anche tutte le notifiche tramite la campanellina, mettendo un like ed un commento sotto. Gianni Aman è ormai un nome associato a prodotti di questo tipo. Classe 1989, sex symbol, laureato in giurisprudenza, l'attore conosce e parla bene 4 lingue, turco, italiano, inglese e tedesco. Il suo futuro sembrava già scritto come procuratore. Invece Jean ha preferito abbandonarsi alla sua passione, ovvero la recitazione. E il resto è storia. Ecco uno speciale dedicato a tutte le serie TV di Jean, con un elenco in ordine cronologico. Jean Yaman ha saputo conquistare il pubblico con la sua bravura e professionalità e con il suo fascino. Le sue immagini mostrano la sua evoluzione nel tempo, dal suo percorso come attore e personaggio, fin dalla prima serie all'ultima. Iniziamo. Nel 2014 Gianni Aman ha interpretato il ruolo di Bedir nella serie turca Gomul Isleri, o meglio, Affari di cuore, serie che racconta le vicende amorose di 3 protagoniste. È la storia, infatti, di 3 sorelle che abitano insieme al proprio padre, dopo l'abbandono della madre. Le 3 giovani sognano di incontrare la loro metà e sposarsi, ma imparano che nella vita possono accadere molte cose in grado di cambiare il corso degli eventi. Una delle 3 vivrà come un amore proibito la storia con Bedir. Jean interpreta il ruolo minore di Bedir. La serie è composta da 28 episodi. Anno 2015, amore testardo. Jean interpreta il ruolo di Yadin in un Inadina Ask o Amore testardo, capo di Daphne, personaggio interpretato da Celia Topaloglu. È un uomo d'affari e di successo, proprietario di una società informatica. Questa serie turca racconta le vicende amorose tra questi 2 personaggi che inizialmente si scontrano, ma col tempo si innamorano. Ma poi le cose si complicano quando Cinar, fratello di Daphne, si innamora di Yesin, sorella di Yalin. Yadin è un uomo che lotta per i suoi sentimenti ed è molto dedito al lavoro e Jean Yaman ha saputo interpretarlo a dovere. Questa serie è composta da ben 36 episodi. Nel 2016 invece interpreta Tariq in Angie Mix Save the Mac o Chi di noi non ha amato? È una serie turca che narra la storia tra il protagonista Tariq, appunto, e Itir, interpretata da Celik Kuvanci. Una storia d'amore un po' alla Romeo e Giulietta, dove Tariq è lo sposo segreto di Itir. Tariq e Itir sono 2 giovani amanti che decidono di sposarsi in gran segreto, poiché le rispettive famiglie si odiano da decenni. Ciò che i figli non sanno è l'origine di tale odio. Infatti, 36 anni prima, Adile, madre di Tariq, e Munir, padre di Dir, erano innamorati, ma non hanno mai potuto confessare i loro sentimenti, perché alla fine si sono poi sposate con delle altre persone. L'unione tra Tariq e Itir riuscirà a ristabilire la pace fra le 2 famiglie in lite ormai da così tanti anni? Nel 2017 interpreta Don Ulay, Duna piena,
e lì interpreta Ferit nella serie turca. Questa è stata la prima serie ad essere stata trasmessa sugli schermi televisivi italiani. Da noi è meglio conosciuta come Bittersweet. La serie è stata trasmessa nell'estate del 2019 su Canale 5 e segue la storia di Nazlı Özgürel, una giovane cuoca che sogna di aprire un suo ristorante per far fronte alle sue spese e riesce così a farmi assumere come chef personale del ricco Ferit Aslan, un uomo d'affari. Inizialmente diffidenti, col tempo i due però svilupperanno dei sentimenti, ma verranno ostacolati da altri personaggi che cercheranno in tutti i modi di dividerli. Anche qui Jean mostra il suo portamento in ruoli del genere, dove spicca il suo talento come attore, ma anche per la sua bellezza. Nel 2018 Jean Yaman ha interpretato Jean David nella serie Erkencikus, o meglio conosciuta come Daydreamer. Il suo personaggio è un famoso fotografo di Istanbul, che rientrato nel suo paese prende il comando dell'azienda del padre, che purtroppo è ammalato, e si innamora di Sanem Aydin. Questa è interpretata dalla bellissima attrice turca Demet Özdemir. Una storia però che è alquanto sofferta. Il merito va senza dubbio all'ottima alchimia che i due sono riusciti a creare tra di loro. Demet Özdemir e Jean Yaman, infatti, si vociferava di un loro presunto flirt nato sul set. Sanem è una ragazza che aspira a diventare una scrittrice. Costretta dai genitori a scegliere un matrimonio combinato e un lavoro, Sanem riesce a trovare un impiego presso un'agenzia pubblicitaria, finendo per innamorarsi del suo capo, il fotografo ribelle Jean. Anno 2020. Ecco una nuova serie che in Turchia però non ha avuto molto successo, Mr. Wrong. È il titolo scelto per By Yanlis, nuova serie TV in onda dal 26 giugno sulla rete turca Fox. Questa nuova produzione è arrivata anche nel nostro paese, al termine della messa in onda di Daydreamer e sempre su Canale 5. Dopo Bittersweet, Jean Yaman fa di nuovo coppia con Özgürel in un'altra divertente commedia romantica. Özgür è il ricco proprietario di un ristorante che vive alla giornata e non crede più all'amore. Egzi, una sua vicina di casa, è invece stanca di finire in relazioni sempre sbagliate ed è determinata a trovare solo l'uomo giusto che vorrà sposarla. Vedendola in difficoltà, Özgür decide di aiutarla, dandole dei consigli su come conquistare l'uomo che le piace. Successivamente, nel 2022, diventa il protagonista della serie Viola come il mare, dove è l'attore capo Francesco Demir. Anche qui si racconta la storia d'amore con la protagonista, interpretata dall'attrice italiana Francesca Chillemi, dove inizialmente i due si scontrano per via dei loro caratteri differenti, per poi avvicinarsi in piano piano. Ormai sappiamo che il nostro Jean Yaman sta lavorando ad una nuova serie che uscirà sulla piattaforma digitale Disney Plus. Si tratta della serie El Turco, dove interpreterà il ruolo di Balaban, un predone che diventa il liberatore del popolo schiavo. Tenetevi dunque pronte che qui vedremo un bel cambiamento nel look e nel fisico del bellissimo affascinante Jean. Capelli lunghi e fisico palestrato, un regalo per tutte le fan, visto che è molto affascinante in queste vesti. Per ora abbiamo finito, non dimenticate di mettere un like se vi è piaciuto il video ed iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati e scoprire curiosità sugli attori e serie turche che preferite. Al prossimo video!